Parlare con Filmarco. Esaltazione di uno strumento a fiato che anche Fili DJ ha suonato. Qua bisogna conoscere me. L'avessi fatto l'altra volta, la sapevo. Vedi? Però mi è venuta. La parola a Francesca. Con 5, la indovina con 5. Sì. Luca. La indovina con una. Allora, se indovina la canzone, ha passato il turno e facciamo lo spareggio tra loro due. Se la sbaglia, si autoelimina, perché le altre due sono tutte in più. Altri sì, Ti do la nota. E partiamo! Per dimenticare perfetto, è la prima, la vecchiata. Mettiamo un bello smaglino. Tocca Lucrezia, guardate il tempo, mi raccomando, occhio al tempo. Qui avete 30 secondi per il 97, se avete dei dubbi piuttosto passatela subito. Passiamo alla prima canzone di Lucrezia. Indovinata. Dammi solo un minuto di accidenti, primo errore. Ti incoraggiamo lo stesso, Lucrezia. Brava, porta. Niente cena per Lucrezia. Che indovina il 7x30, ricordiamo la cena offerta dalla Iena. Passiamo alla seconda canzone di Luca. Ok, passa la canzone. La seconda per Lucrezia. Perfetto, complimenti. Rapidissima e tra l'altro. Molto bravi. Passiamo alla terza. Per Luca. Occhio. Passa la canzone. Andiamo su Luca. La quarta per Luca. Silenzio dal pubblico, mi raccomando. Silenzio, mi raccomando, infatti non suggerite perché... anche questa, ricordatevele, perché quando tornate indietro potete schiacciare subito e dire il titolo, quindi attenzione. Ancora Luca, siamo alla numero 5. Passa. Questa è difficile, le prossime dalla 5 in poi salendo siamo veramente andiamo sulla difficoltà, anche questa. La passa, torniamo a Luca. Forza ragazzi. Questa veramente è la chicca di stasera. Questo è difficilissimo. Ha rinunciato addirittura a ascoltarla, vuole andare giustamente ragione, a recuperare le altre. Usate la tattica, mi raccomando. Non che questa sia semplice, anzi no. Anche questa la settima per Luca, attenzione, ce vuole meglio. Passa anche questa. La passa, silenzio dal pubblico. Andiamo alla settima. Silenzio che il notaio, per favore, grazie. La settima di Lucrezia. Anche Lucrezia. Bravo! Senti come noi complimenti, Luca! Siamo a 3-1.
1 su 7 e Lucrezia comincia a essere in difficoltà, attenzione. Questo lo per ammazza, ammazza Lucrezia, ammazza Lucrezia, dai. The number of the beast. Attenzione, passa anche questa. Luca, quarta canzone per te. Accidenti ragazzi, questo ci dice la cena. Chissà se è arrivato un suggerimento, chi lo sa. Quarta canzone per Lucrezia, non credo, comunque. Cacciano sono di sicuro. Andiamo. E l'ha detto lui, Robby. Anche questo ci dice sicuro. Niente da fare, passa anche questa. La dichiara so io, la passiamo alla quinta per Luca. 9 secondi e 3. E lascia cadere il tempo. Finisce il 7 per 30 di Luca che ne ha indovinate 4. Bravissimo, fategli un applauso perché è stato veramente bravo. Facciamo finire Lucrezia che allora non hai indovinato questa e poi dopo scopriremo diciamo dopo, dai, così facciamo sentire anche tutte le canzoni di nuovo, ok? La quinta di Lucrezia, tenta il recupero, provaci. Niente da fare per il recupero di Lucrezia. Un applauso, il nuovo campione di Carabanda è Luca. Fantastico, bravissimo, tra l'altro 4-1 Vittori che balza al primo posto della classifica generale completa, perché è quello che ha fatto meno errori, quindi i due campioni per adesso abbiamo avuto Francesca, adesso il campione in carica è Luca che torna tra due settimane. Complimenti, ancora un applauso a Luca che ovviamente ha la consumazione gratuita. Sono problemi? Non passa al bar. Si beccano anche tutte e due le magliette. Che taglia porti, Luca? M. Sei sicuro? Prego, maglietta per Luca, la nostra maglietta ufficiale è una S per Lucrezia. Fantastico, vi ricordo che mentre Angelo smaneggia, naturalmente perché devo andare a cercare le canzoni che è un disastro, diciamo tutti i titoli. No, volevo andare a mettere un pezzo, non lo metto. Allora, diciamo subito che Carabanda torna. Tra due giovedì prossimo con Luca, con quell'elemento lì come campione in carica. Tornerà Roberta a giocare, ci sarà Mario che è laggiù e un'altra concorrente che si è prenotata al bar, che andremo a scoprire. Tutti voi, chiunque di voi non abbia ancora giocato, può prenotarsi qui. Esattamente, può scrivere a angelo@diangel.it, info@filidj.it, contattarci su Facebook, venire qua, telefonarci, mandarci un fax, potete fare quello che volete, venirci a suonare il citofono, fate quello che volete. Comunque vi diciamo, bando alle ciance, i nomi delle canzoni. Allora c'era la numero 5 Filippo!